Vai, 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 vai. Cerca di tenere il sedere più vicino possibile all'acqua, in questa maniera trasferisce tutto il tiro dell'aquilone attraverso le gambe sulle pinne, lateralmente, spingendo sulle pinne e creando avanzamento. Adesso ho fatto una cosa. Esatto. Il concetto nel kite race è che le velocità, le VMG di Polina è altissima, si parla di 10 o anche 11 nodi di avanzamento. Sì. Quindi, Vannucci, abbiamo visto la parte tecnica del kite racing, tu hai fatto una transizione vela, windsurf, kite classico e kite racing. In sostanza, perché hai scelto di fare kite racing? Ma è una scelta dovuta al desiderio personale di competere. Non c'è niente di più puro di una regata dove si parte tutti insieme e vince quello che arriva prima. Il freestyle mi è sempre piaciuto, però era una disciplina legata al giudizio dei giudici, conta lo stile, contano tanti aspetti che tolgono un po' lo spirito della corsa. Insomma, io faccio anche motocross, faccio altri sport simili, e l'idea di partire tutti insieme, insomma, e di fare una gara di velocità è la cosa che mi ha attirato fin da subito nel race. Okay. Ho visto subito l'analogia con altre discipline che mi piacevano moltissimo, e quindi sono rimasto ammaliato fin dalla prima regata che ho visto, e mi sono inserito in questo ambiente fin da subito e sono rimasto. Senti, l'arrivo dello status olimpico, quanto vi ha gasato, diciamo, l'ambiente? Sicuramente è stata una cosa abbastanza inaspettata, perché è avvenuta in maniera molto rapida, molto veloce. Credo che il kite sia più che pronto, spero che la televisione e i media riescano a dare al kite la spettacolarità e il risalto che si merita, perché io credo che farà una grandissima figura alle Olimpiadi e darà un sacco di grandi emozioni. È uno sport che secondo me alle Olimpiadi può veramente dare una bella iniezione di spettacolo. Ok, senti, l'ambiente del windsurf olimpico ci è rimasto, non si può negarlo, un po' male, ecco. Tu hai avuto modo di parlare con le persone del windsurf olimpico, secondo te un atleta di windsurf può passare al kite abbastanza agevolmente, cosa ne pensi? Io credo, sì, sicuramente chi aveva dei progetti, ovviamente immagino che sia rimasto amareggiato, però io credo che non ci sia nessun problema per gli atleti che hanno coinvolti nel Race X a passare al kitesurf. Alla fine sono discipline che sono molto vicini, molte persone che fanno windsurf fanno anche kite, molte persone che facevano Race X vanno in kite già, quindi vedo una transizione molto, molto naturale. Poi da lì a ottenere risultati importanti, è chiaro, dipende sempre dall'atleta, la disciplina è diversa, però credo che non ci siano problemi. Ok, senti, per finire due parole sui costi. Un'attrezzatura completa quanto costa? Un'attrezzatura completa tavola costa intorno ai 1200 euro completa di pinne, mentre le vele si aggirano intorno ai 1200-1300 euro completa di barra e sacca, e il quiver per competere nelle condizioni da 6 a 30 nodi e di 4 vele. Quindi ok, si parla di 4 vele e una tavola. Diciamo, quindi si arriva a 4.000-5.000 euro. 4.000-5.000 euro, sì. Ok.